Oggi è l'ultimo giorno di questo lunghissimo viaggio in Sud America, durante il quale per molti mesi ho attraversato quattro differenti paesi e ho incontrato la Dea in molte sue manifestazioni. Ho avuto molte conferme, di camminare nella sua visione e nel suo abbraccio. Per accomiatarmi da questa terra che amo molto e che sento molto mia, desidero registrare un breve viaggio sciamanico, se vogliamo chiamarlo, meditazione o come vogliamo chiamarlo, per ringraziare la visione, ringraziare il disegno che mi guida ogni momento. E ringraziare colei che chiamiamo la Grande Madre per essere presente costantemente nella vita di tutti noi. Se volete seguire con me questo incontro con la Madre per ringraziarla, potete chiudere gli occhi e seguire semplicemente le mie parole. Oh yeah. Respiriamo profondamente, rilassiamo ogni parte del nostro corpo, scendiamo lentamente al centro del nostro essere, ritiriamo i sensi al centro del cranio, nella ghiandola pineale e da lì scendiamo dolcemente verso la porta del cuore, la porta verde che profuma di menta e rosmarino, che ci porterà nelle memorie nascoste nelle nostre cellule, nelle cellule di ognuna di noi, le memorie dove l'immagine della Grande Madre è ancora forte e presente. Scendiamo questa scala che ci porta al nostro interno, sempre più dentro nelle memorie. E ci troviamo di fronte alla porta verde. Al mio tre la apriamo. Uno, due, tre. E ci troviamo in una meravigliosa foresta di araucarie, altissime piante sacre della cultura Mapuche, così alte che non si vede la fine. Sono immense. E tra i rami i raggi del sole entrano e ci illuminano. Tutto il nostro corpo brilla, brilla alla luce della Dea che ci riscalda e ci mostra ciò che deve essere mostrato. Camminiamo sotto queste piante millenarie. Escludiamo dal nostro campo di percezione ogni rumore molesto. Siamo completamente nella foresta di araucarie, con il suo profumo, la terra profumata, calda e accogliente, la terra che ci rassicura, l'aria che brilla, il rumore dell'acqua in lontananza, poiché l'acqua c'è sempre, siamo sciauco, siamo fatti di acqua. Camminiamo a piedi nudi, mentre la terra tiepida accoglie la pelle delle nostre piante dei piedi,
verso il centro della foresta, questo luogo immoto, antico, dove un altare di pietra da sempre dedicato alla dea ci attende come un sedile. Camminando cominciamo a scorgere questo grande sedile di pietra, circondato di conchiglie, di fossili, di piccole spirali e di fiori. Accanto una piccola conca d'acqua riceve l'acqua cristallina di un ruscello non distante. Siamo di fronte al sedile di pietra, appoggiamo le mani e sentiamo la consistenza della pietra sotto le nostre mani. Un canto sgorga dal cuore, un canto alla nonna pietra. Oi nae 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 om. Oi nae oi yo ne yo ne oi shom. Oi nae oi nae yo. Oi nae oi nae yo shom. Ci arrampichiamo sul sedile. Ci sediamo o ci sdraiamo, ognuna di noi scelga la posizione che sente più consona al suo corpo e ci rilassiamo completamente al contatto con questa nonna pietra in questo luogo sospeso fuori dallo spazio-tempo, questo luogo eterno dove solo la bellezza esiste, la bellezza, l'armonia, la vita continua, eterna. Che fluisce. Respiriamo profondamente e attendiamo, poiché sappiamo che lei, la madre, si manifesterà a breve e potremo venerarla, riconoscerla, onorarla, amarla. La madre di tutti noi, la signora della vita. Ecco, cominciamo a sentire il rumore di foglie smosse e dei passi che arrivano verso di noi. La figura della grande madre, un grande corpo di donna opulenta, con la pelle scura, con tanti capelli, una donna senza età, non giovane, non anziana. Una donna con occhi profondi come la vita stessa, una donna che ha partorito e nutrito miliardi di figlie e figli. È la madre di cui abbiamo bisogno, colei che ci nutre, ci protegge, viene verso di noi, solleva dolcemente il nostro mento con la mano. Ci guarda negli occhi, ci fa una carezza e annuisce. Tarea compiuta, missione compiuta. Potete tornare a casa. Possiamo tornare a casa tutti e tutte. Il nostro tempo qui, quando vogliamo. Termina. Siamo padroni del nostro tempo, della nostra visione, della nostra creazione. La madre è con noi in ogni istante. Ecco un canto, il suo canto, il canto della terra, di tutti gli animali, delle antenate, degli antenati, delle stelle. Di ogni singolo grano di terra, di ogni chicco di riso, di ogni goccia d'acqua, il canto degli uccelli e dei pesci.
Grazie vita, grazie madre, signora della vita, grazie a tutte e tutti coloro che sono vivi, svegli e coscienti, grazie per tutte le nostre esperienze, per ciò che apprendiamo, per ciò che ricordiamo, per ciò che siamo, che crediamo di essere, per la nostra acqua e le nostre memorie. Grazie madre. Salutiamo questo luogo e ci prepariamo a ritornare nel qui e ora, nel nostro corpo, nella dimensione che chiamiamo materiale. Salutiamo le nonne piante, le nonne araucarie, la terra che ad ogni passo respira con noi, i fiori e l'acqua, e torniamo verso la porta del cuore. Questo luogo è dentro di noi, è una memoria impressa nell'acqua delle nostre cellule, è il luogo dal quale proveniamo, dal quale sgorgano i nostri sogni. Trovo la porta, la supero, la richiudo alle mie spalle e risalgo verso la ghiandola pineale, al centro del cranio, e da lì, con respiri, mi dilato nuovamente nel corpo, riprendo possesso di questo mio simulacro, profondamente grata, grata